Allora, la parola all'ambasciatrice della Moldavia, la signora Stella Stingaci, che è con noi. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Prima di tutto io voglio ringraziarvi sentitamente per l'invito che mi avete fatto per presenziare questa importante riunione di un risultato e traguardo di un importante lavoro che avete svolto fin qui. La problematica delle donne è molto importante e di grande attualità anche per il mio paese. Noi siamo un paese, la Moldova, che si sta sviluppando democraticamente, che si avvicina all'Europa. Abbiamo sottoscritto un accordo di associazione con l'Unione Europea quest'anno e stiamo affrontando le stesse problematiche per quanto riguarda diciamo, le donne. Nel nostro Parlamento siamo riusciti ad approvare una legge sull'antidiscriminazione, non siamo ancora riusciti ad approvare una legge sulle quote rosa, quindi abbiamo tanto da lavorare ancora per assicurare delle reali pari opportunità. Per me come ambasciatrice della Moldova in Italia questa problematica è ancora più diciamo, importante, perché 2/3 della nostra comunità molto numerosa dei moldavi in Italia è formata proprio da donne che gran parte lavorano nelle famiglie italiane, nei servizi alla famiglia, assistenza alla famiglia, e delle donne che spesso non hanno voce e che affrontano tutte queste problematiche dal lavoro alla famiglia alla salute e quant'altro in una maniera ancora più diciamo difficile. E noi come ambasciata quello che cerchiamo di fare insieme a voi, alle autorità italiane, al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Interno ultimamente e portare avanti importanti progetti, iniziative che diano voce a tutte queste nostre donne. Pertanto io considero che diciamo, gli argomenti, i temi che voi affrontate sono realmente di grande importanza e utilità. E mi auguro e auspico che da questi istanti generali di oggi vengano delle risposte concrete alle problematiche che le nostre donne stanno affrontando. Buon lavoro a tutti e grazie tanto.